Carissimi, rendiamo lode al Signore per questa nuova domenica che ancora ci fa vivere la gioia della Pasqua. 10 minuti fa, quindi per qualcuno ci sarà di sicuro. Uniamo le nostre forze, la nostra fede, la nostra preghiera e ci raccogliamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Questo racconto meriterebbe, come succede spesso, un ascolto e un approfondimento molto più grande di quello che possiamo vivere qui, perché ci sono un sacco di passaggi che meritano di essere sottolineati. La gioia nel vedere il Signore vuol dire il cambiamento di atteggiamento, di situazione. Il Signore che appare in mezzo genera un cambiamento di tutta la tua vita.
poi lui non è per nulla deludente perché interviene non solo con la sua persona ma con delle parole stupende. Pace a voi. Che in italiano purtroppo così prendiamo in maniera molto facile, invece in ebraico, in aramaico, è un qualcosa che richiama, passatemi, il paradiso, che richiama uno stato di gioia, di pienezza, quello a cui tutti propendiamo, cerchiamo, quello che vorremmo sempre, in ogni momento di vita, quello che speriamo di conseguire un domani, ma che è bene costruire adesso. Pace a voi è un qualcosa che mette armonia fra te e gli altri, dentro di te, fra le tue diverse componenti. È uno stare e godere di questo stare nella vita. Pace a voi vuol dire io ti rimetto in sesto. Sei stato colpito, hai incontrato una giornata, una settimana, un periodo difficile, sei senza speranza per il futuro, ti sei stancato di queste mascherine, di questi Covid e di tutte le situazioni collegate ad essi, non ne puoi più, sei troppo preoccupato per il futuro, io ti rimetto a contatto con te stesso, con le tue energie. Non ce le ho, te le do io. Il messaggio del risorto è questo. È lui davanti a te. E la fede è fede in lui. Se fede è fede in lui, lui è davanti a te. Davanti a te ti rimette a posto. Questo non vuol dire che pianifichiamo tutta la vita, che quindi improvvisamente tutto diventerà solo bello, simpatico, attraente e affascinante. Vuol dire che dovrai continuare a camminare nel tuo sentiero in salita o in discesa ripida. Vuol dire che dovrai continuare magari a portare i tuoi pesi sulle spalle, con la paura, certo, forse ce la farò, non lo so. Però c'hai lui che ti rimette a posto, ti riorganizza, ti riarmonizza con le tue energie nascoste. E se qualcuno o qualcosa ti sta togliendo energie, lui ti rimette in un atteggiamento di fiducia. Pace a te, dunque. Quanto due volte l'ho detto, no? Pace. Pace a voi. Li ha rimessi a posto. Ok? Quindi ti senti senza risorse, c'è lui davanti a te. Questa è l'esperienza cristiana nella sostanza. Sempre. Ogni giorno di vita. Solo che noi forse ci disperdiamo, solo che noi forse andiamo a prendere energia da altre parti. No, è il risorto che ti dà le energie di vita. È il risorto tornato da morte, che ha vinto la morte, che allora vince anche la tua morte, vince anche le tue piccole morti o la tua passione, come lui l'ha vissuta, la tua passione che ritrovi nel tuo viaggio ogni giorno. E ogni giorno è un'avventura, ogni giorno è una difficoltà. Ogni giorno è qualcosa di bello, c'è un po' di tutto. Ma lui, in lui, armonizzi l'estrema destra con l'estrema sinistra, la tenebra con la luce. Il momento in cui sei disperato, sopraffatto e fragile, il momento in cui sei al massimo, sei al top. Armonizzare vuol dire che, come molto spesso in un'orchestra, gli strumenti, ognuno suona il suo spartito e possono essere anche molto diversi l'uno dall'altro, eppure creano una sinfonia. Gesù è questo maestro d'orchestra che mette insieme voci e strumenti della tua anima, della tua persona. Anche se non è semplice, perché noi abbiamo gli istinti che ci portano da una parte, abbiamo la volontà che magari vorrebbe andare dall'altra, abbiamo l'intelletto che ci dice che uno più uno deve fare due e invece nella vita non fa mai due. E quindi possiamo essere divisi dentro di noi. Poi capita in certi tempi, in certi momenti, di essere sopraffatti da una di queste parti.
E allora ecco che ci vuole qualcuno da fuori che con il suo amore, pace a voi, è un grande linguaggio d'amore. E infatti lo vediamo poi in quello che dice in seguito. È stupendo. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Qui c'è il mistero di Gesù. C'è l'invito a non pensare Gesù in modi facili. La persona di Gesù rimane un mistero per chiunque, perché poi affonda nel mistero di Dio ed è importantissimo e non è scontato mettere insieme due cose. Troppe volte Gesù è distaccato da Dio, anche involontariamente. Quindi tu hai di Dio una certa idea. E poi Gesù è buono, misericordioso, la Madonna è buona, misericordiosa, eccetera, eccetera, ma Dio. No, 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 Gesù è Dio. Gesù ci svela Dio. Anche se qui ci sono un sacco di equivoci a livello anche di nomi, Padre, Dio, Padre Onnipotente, Dio Onnipotente. E chi è Gesù? E chi è lo Spirito Santo? Attenzione, qui sarebbe bene che, se volete, vi do una mano a ricomporre il quadro. Anche personalmente, non qui stasera. Poi fra non molto ci sarà la festa, beh, a giugno, la festa della Santissima Trinità, o fine maggio, primi di giugno, però anche questo rimane qualcosa che va ben oltre la nostra capacità di pensare Dio. Ma è importante però perché in Dio noi troviamo quello che chiamiamo amore, quello di cui abbiamo più bisogno. E quindi, in altre parole, Gesù, affidando ai suoi amici la sua missione, ecco che rivela che c'è questo grande amore che è passato, è partito dal Padre, è passato attraverso di lui, è arrivato all'umanità e adesso arriva anche a noi, qui stasera, nella nostra vita. E infatti, ricevete lo Spirito Santo. Come dire, senza lo Spirito, notate come trinitario il passaggio, parla il Figlio, del Padre e dello Spirito. Non si scappa. E lo Spirito abita in noi. È colui che ci permette di entrare in questo abbraccio d'amore. E non a caso, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. L'amore di Dio cosa fa? E lo scopriamo anche dopo nel ripetere le frasi della consacrazione, fa quello che noi umani non siamo capaci di fare, di perdonare. Ma perdonare a un livello enorme, perdonare non tanto come un condono, ma perdonare come un atto di amore. Perdonare perché tu, come dicevamo prima, ritorni a contatto con la voglia di amare e di lasciarti amare, ritorni in armonia in una situazione, permettimi, paradisiaca, già qui. Non totale, non definitiva, ma già qui tu puoi essere nell'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che ti manda ad annunciare questa grazia dove tu vieni perdonato, redento, e dove porti questa luce. Nel tuo piccolo, come puoi. Prima parte. Tommaso, come la mettiamo con Tommaso? Quante cose saranno state dette su Tommaso? Che idea vi siete fatti di Tommaso? Avete davvero mai letto bene i passaggi di questo racconto? Perché anche Tommaso, anch'io, l'ho interpretato lungo gli anni in maniere molto diverse. Qualche volta mi sono arrabbiato tantissimo, gli ho detto un sacco di parolacce. Ma porca miseria, ma perché non ti fidi dei tuoi amici, pistola? Che motivo avevano di dirti una bugia? Poi il riferimento a Gesù, dai, vuoi che avessero avuto tutti un'allucinazione? Oddio, non si sa mai, però adesso le fa diga, eh? E insomma, qualche volta l'ho trattato a pesci in faccia. Qualche altra volta poi invece ho compreso che forse Tommaso, chissà, non aveva proprio per niente digerito la morte di Gesù. Era talmente pieno zeppo di questo dolore. Che forse se anche gli appariva Gesù davanti non lo riconosceva, come è capitato ai discepoli di Emmaus. E poi Tommaso forse c'è in realtà un racconto che ci serve più che altro a noi, che Gesù fisicamente non lo abbiamo conosciuto. E allora,
al di là poi della frase che dice Gesù, Tommaso ci vuol dire che guardate che quello che è risorto è davvero quello che era morto. È la comunità che ci dice guardate che è la stessa persona, non è finzione, non è un attore, non sono due persone diverse. E dunque quanto è importante che teniamo insieme le due cose, la stessa persona in croce, la stessa persona risorta. Anche se purtroppo noi cristiano-cattolici ci siamo persi nei rivoli di sangue, della passione e della morte. E il risorto, noi abbiamo seri problemi con Gesù risorto. Forse perché siamo stati educati a tutt'altro. Siamo stati coinvolti così, passione, morte, morte, passione. È più facile, no? E risurrezione invece, la risurrezione dove la mettiamo? E allora ecco che arriva ancora Tommaso, che da una incredulità si getta davanti a Gesù e se ne esce con questa frase che ripetiamo spesso, fra l'altro, mio Signore e mio Dio. E qui c'è invece, che cosa? Proprio il cuore di Tommaso, quel cuore turbato, quel cuore fatto a pezzi dalla morte del suo Signore e del suo Dio. Ora no, o forse chissà, aspettate, voglio osare così, che fosse il suo maestro e il suo Signore, questo era chiaro, ma forse il suo Dio ancora no. Il suo Dio è diventato chiaro dopo che gli si è manifestato, risorto. In quel momento lì è diventato il suo Dio. Anche se la parola Signore è potentissima, è fortissima, anche qui noi purtroppo non la capiamo realmente per quello che significava in quel primo secolo. Mio Signore, mio Dio. Tommaso quindi ci è di guida. Ci è di guida. Perché passa nella nostra fatica a credere, nella nostra fede un po' scalcinata e piena di dubbi, nella nostra fede che non si fida, perché anche molti di voi magari non si fidano di me, come io magari non mi posso fidare di qualcun altro. Che strano, eh? Vedete che strano. Perché la fede, se è fede in Dio, come ho detto altre volte, io mi guardo, io non lo vedo, Dio. Posso aver fede in Dio quanto voglio, posso aver fede negli angeli quanto voglio, ma non li vedo, quindi risolvo facilmente la cosa. Ma mi perdo nella non fede, è una fede non fede. Ma se invece dico che la fede in Dio, per noi cristiani, passa misteriosamente nelle persone, nella Chiesa, e nei volti che Dio ti dona, nei fratelli che Dio ti dona, ecco allora che qui viene fuori una cosa inaudita. Andatela a dire a un musulmano o a un ebreo. Mio Signore, mio Dio, allora vuol dire che io posso entrare nel mistero di Gesù attraverso i miei fratelli. E ogni fratello, come dicevamo forse anche domenica scorsa, è segno di questa presenza. Ma tanto più chi vive in lui e per lui, tanto più chi racconta, chi è stato mandato. E vedete dunque che il finale è io arrivo a Dio attraverso i fratelli, attraverso la Chiesa. Entro nella grazia di Gesù risorto, arrivo al risorto attraverso i fratelli. E io stesso posso essere, e questo è incredibile, posso essere persona che conduce qualcun altro al risorto. Tu, proprio tu. E allora vi invito così, cerchiamo di non perderci in questa seconda domenica di Pasqua, cerchiamo di viverla, cerchiamo di viverla anche stasera o domani, cercando il Signore, cercando questa luce che Lui dona, cercando di pensare che Lui è nelle nostre vite attuali, nella nostra casa. E quindi diventa per noi questo amico splendido che ci permette di stare in questa fase e di affrontare le battaglie
di questa vita. La cosa magnifica ancora però è che Lui costruisce la Chiesa, Lui ci unisce, Lui ci armonizza. È la fede in Lui che diventa per noi possibilità di sentirci maggiormente fratelli e di crescere in questa fratellanza. Cercare di non avere paura degli altri, cercare di legarsi, di unirsi agli altri e di essere sostegno gli uni per gli altri, a cominciare da qui, a cominciare con la preghiera, ma poi cercare di essere vicini gli uni agli altri e sentirci un corpo solo, il suo corpo. E sentire dunque che, come Gesù ha detto ai suoi amici, io mando voi, ora lo dice a te, a me, a tutti noi. Io mando voi, sono qui in mezzo a voi e vi mando, ora tocca a voi. Siate uniti però, prima di tutto, crescete nell'unione, crescete nell'amicizia, crescete nella benevolenza e nel perdono. Non vorrei che queste parole fossero così quasi retoriche e mi piacerebbe davvero che le prendessimo come un obiettivo di vita. Quando vengo a messa voglio entrare in comunione con i miei fratelli, con le persone che sono lì, anche se adesso non possiamo ancora fare grandi assembramenti, è vero, però li voglio sentire parte di me e li voglio salutare anche se non li conosco. Ce la facciamo davvero? A salutarci un po' di più? Ce la facciamo ad accoglierci un po' di più? Oppure ognuno è chiuso in sé, nella sua messa? Forza, io credo che in questo tempo pasquale questa sia davvero una meta da raggiungere, da costruire insieme. Perché poi l'unione fa veramente la forza. L'unione col Signore, come dicevamo prima, pensate, se questa armonia che Dio, che Gesù genera in te, in realtà la genera anche nelle persone vicino a te e la genera fra tutti noi. Capite che qui improvvisamente scattano dei dinamismi stupendi che ci possono aiutare tantissimo, molto di più, ad affrontare con amore e con fede la vita. Dio, nostro Padre, vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni male. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio, vi do la grazia di essere illuminati già ora in questo tempo. E poiché dopo i giorni della Passione avete celebrato con gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimane sempre. La pace del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Alleluia, alleluia. A pregare gli uni per gli altri, proprio perché vogliamo vivere questo cammino pasquale nella luce di Gesù Cristo. Arrivederci a tutti. Grazie ai cantori.